Buonasera a tutti, consueti 3 minuti di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione. Partiamo dal tema coronavirus. Abbiamo 59 positivi e 7 ricoverati, su 34.000 abitanti che ha la nostra città. Occorre fare una seria riflessione sui criteri che il governo utilizza per chiudere i territori e per cambiare i colori relativi alle limitazioni. Eravamo in zona gialla fino alla scorsa settimana, da domani torniamo in zona arancio. Vuol dire che le attività saranno chiuse anche a pranzo, vuol dire grandi limitazioni per i settori economici, il tutto con 59 contagi complessivi su 34.000 abitanti. Ecco, credo che sia ora che il governo inizi a valutare almeno su base provinciale le chiusure. È evidente che nella città metropolitana di Torino esiste una situazione, nelle periferie esiste un'altra situazione. Chiediamo con forza al governo di valutare caso per caso. Non si può sommare la situazione di una regione complessa come il Piemonte, che ha aree montane, aree collinari, aree di pianura e aree metropolitane, e fare di tutto un medesimo sistema. Noi domani torniamo in zona arancio con 59 contagi su 34.000 abitanti e rischiamo di dare il colpo definitivo alla nostra economia. Proprio questa settimana, parlando di economia, abbiamo promosso un consiglio comunale dove finalmente è stato approvato con larga maggioranza il provvedimento dei 3 anni no tax per tutti i nuovi insediamenti, che sommato alla riduzione sostanziale del prezzo dei terreni pubblici per gli insediamenti industriali, speriamo possa attirare nuove imprese. Per le nostre imprese questa settimana abbiamo erogato 220.000 euro. Non sono molti, però sono un aiuto concreto alle imprese del commercio che, soprattutto da domani che si torna in zona arancione, saranno purtroppo in ginocchio per chiusura della propria chiusura momentanea, si spera, della propria attività. Stando all'ambito economico, la battaglia per i lavoratori in Cerutti prosegue, si è tenuto un tavolo in regione, si terrà a breve un tavolo al Ministero, abbiamo cambiato l'orientamento che evidentemente oggi è quello della tutela delle guarentigie per i lavoratori che rimangono, ma speriamo ancora che possa arrivare un'offerta che possa far continuare la produzione e ridare la dignità del lavoro alle nostre 130, ai nostri 130 concittadini che lavorano nello stabilimento. Questa settimana è stata una settimana tragica per tutta la nazione, abbiamo voluto anche in comune tenere un momento di commemorazione per il carabiniere Iacovacci e per l'ambasciatore Attanasio, barbaramente trucidati in Congo. Ringrazio tutti coloro i quali in questa settimana stanno lavorando per vaccinare quote sempre maggiori di popolazione. Lancio qui un appello: medici in pensione, infermieri in pensione che vogliono partecipare alla task force per le vaccinazioni, mi contattino direttamente, mi contattino via mail, sui social, su questo canale, perché stiamo raccogliendo adesioni per creare un nuovo gruppo che possa andare a sostegno dei colleghi che già stanno operando in ambito ASL per le vaccinazioni. Buona serata a tutti.